Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Come la scorsa volta e come sempre su Final Fantasy XVI si deve cacciare. Quindi andiamo da Nektar e andiamo a vedere chi è il prossimo della lista. Eccolo qua, Fratelli Maggett. Questi sono di più. Sulle rive di Porto Isolde è stata avvistata una barca a remi solitaria, i cui occupanti portavano le vesti e parlavano la lingua dei crociati del Regno di Ferro. È lecito presumere che siano venuti a vendicarsi di Sid il fuorilegge per aver distrutto ciò che avevano di più caro. Sconsigliamo a chiunque di avvicinarsi all'area, onde evitare il rischio di essere uccisi o catturati. Sabbie quiete, Rosaria. Quindi sulle rive di Porto Isolde. Quindi qua. Di Porto della Rosa, qui è Molo del Cipresso, dovrebbe essere qui Sabbie Quiete, quindi in questa zona dovrebbe essere. Va bene, andiamoli a cercare. Eccoli, già si vedono in lontananza e ci troviamo proprio sulle Sabbie Quiete. Questa è la costa e lì ci sono i nostri amici. Madonna mia, sono quattro addirittura. No, quanti sono? 3 o 4? Tre bei ragazzoni. Va bene. Cominciamo? Attacco combinato addirittura. E che hanno pochi HP. Già l'ho disintegrato. No, non ci credo. Allora, lo stesso moveset praticamente dell'altro nemico di prima, quindi... Non avevo ancora carico il Perry. Ora sì però. Giustamente loro essendo in tre avevano comunque un po' meno HP rispetto al precedente nemico che era uno solo ed era leggermente più forte. Bene, livello 39 e nel Basta frattempo... vendette. Basta guerre. Eh sì, basta vendette e basta guerre, però a quanto pare non basta. E detto ciò, ragazzi, noi abbiamo concluso anche questa caccia qui alle Sabbie Quiete e quindi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!